Salve a tutti e bentornati a Pokémon EarthGold! In questa parte cosa faremo? Andremo a sfidare Angelo! Oh, finalmente! Allora, vediamo un pochino il cartello, ormai è un rito farlo, l'ho sempre fatto e quindi lo faccio anche oggi. Palestra di Amarantopoli, capopalestra Angelo, una sceta chiaroveggente, ok, scusate. Wow, cioè. Allora, non so se avete giocato a Oro, Argento e Cristallo. Ma tipo la palestra era semplicemente legno, poi c'era una pedana rettangolare tutta nera su cui c'erano gli allenatori distesi, cioè messi posizionati, non distesi, che cavolo dico, in piedi, su questa zona nera, e se tu facevi un passo fuori da questa zona tornavi all'inizio. Proprio design fatto molto velocemente. Guardate qui che cosa hanno fatto! C'è la pedana fatta tutta in pietra, le candele, l'effetto di luce, e guardate il fondo! Ci sembra di stare tipo a 3000 metri d'altezza sopra le nuvole con il temporale che si svolge sotto di te perché ogni tanto ci sta qualche tipo nuvola azzurra. Cioè, che figata, oh mio Dio! Anche qui dovete stare attenti ovviamente a non cadere perché sennò tornerete all'inizio, cosa che è anche abbastanza utile alla fine quando vuoi curarti Pokémon. Abbastanza utile. Quindi niente, cominciamo, voglio vedere una cosa, ipnosi funziona, no? Sì, ok, perfetto. Alleniamo gli altri membri del team, Polyswag al 26, quindi adesso mettiamo Acrobat e facciamolo arrivare al 26, dopodiché andremo a Muzzo, ovviamente. Ok, mettiamo davanti Acrobat. Attenti a non cadere. Che poi la musica di appena ti vedono gli allenatori di questa palestra è bellissima, che fa bellissima. Cioè, fantastica. Riprendiamo l'allenamento di Sinereo da portare al 28 questa volta. Mettiamo Sinereo davanti. Ecco, avete sentito che figata? Cioè, quanto è bella, oh mio Dio! No, cacchio! Sono cascato! Ok. E livello 28. Ora ricominciamo di nuovo l'allenamento. Comunque, molti di voi mi hanno fatto domande sul mio stile di allenamento. Comunque, ragazzi, il mio stile di allenamento funziona perché veramente, cioè, io l'ho sempre usato e funziona, ve lo assicuro. È molto efficace fare l'allenamento così a rotazione, fare due livelli per due, quattro livelli per quattro, cioè, è fantastico veramente. Che poi ovviamente i livelli aumentano in base all'andamento del gioco. Ha sempre funzionato questo metodo e l'ho sviluppato quando ero più piccolino. Ora non so se anche gli altri lo usano, probabilmente sì, perché comunque è un metodo abbastanza intuitivo, quindi credo che lo usino tutti, forse, non lo so. Anche se non credo, perché mi è capitato di vedere let's play di persone che avevano magari un Pokémon al 50, uno al 43, uno al 46. Quindi, boh, non lo so. Vi dirò che non lo so. Allora, come proseguiamo qui? Io direi di andare con Acrobat all'inizio per fare Manbassa con Morso ed eliminare tutti gli Haunter e i Gastly vari. Per quanto riguarda Gengar, poi lo affronterò con Poliswag e con Sinereo. E dovrei farcela tranquillamente. No, porca miseria! Si sta riavverando l'incubo di Poképark 2. E per chi non sa di cosa parlo, andatevi a vedere la parte 22 di Poképark 2. Mamma mia, Poképark 2 è... Wow, cioè, al pari di EarthGold nel divertimento nel farlo, veramente. Mentre facevo Poképark 2 ero come adesso che faccio EarthGold. Hai fatto un ottimo lavoro per giungere qui.
ad Amarantopoli i Pokémon sono sempre stati riveriti. Si dice che un Pokémon leggendario apparirà per sfidare un allenatore forte e puro. È per questo che mi sono allenato qui in segreto tutta la mia vita. Ora posso vedere ciò che gli altri non vedono. Ciò che vedo è l'ombra di colui che sarà in grado di evocare il Pokémon leggendario. E sono convinto di essere io tale persona. E tu sarai parte del mio addestramento. Bene. Allora, iniziamo con Morso. Che basta, attenzione, basta. Anche senza il brutto colpo, perfetto. Però credo che sarà una cosa solo di Gasly, perché con Haunter credo che già ce ne vorranno due. E invece no! Attenzione! Ok, è il momento di Gengar. Allora, cambiamo Pokémon e mettiamo Poliswag. Cercherò di non usare Cinereo, se proprio non devo, perché è già livello 28, ma se dovrò usarlo, lo userò. Livello 25 per Gengar, peccato per lo sprite che gli fa tipo quella cosa nera vicino ai denti, ma vabbè. Usiamo Ipnosi, lui ci usa Malo Sguardo, quindi non possiamo sostituire, ma se tutto ci va bene non dovremo sostituire. Allora, lui è più veloce di noi ovviamente, ma con bolla raggio spero di fargli diminuire la, la difesa, vai. La velocità volevo dire, scusate. E già si sveglia, che cavolo. E no, la mia tattica no. Adesso ci inizierà a spammare i palla ombra, già lo so. Ah! No! Credo che sia più veloce. Infatti, purtroppo sì. Allora, mettiamo Acrobat. Forza! Resisti? No, non resiste. Ok, devo usare per forza Cinereo. Oh! Fallisce! Non possiamo farci sfuggire questa occasione, dai. Ok, brutto colpo, vai. Sì, lo ammetto, sono stato un po' fortunato. Se non avesse fallito e se non avessi fatto il brutto colpo, sarebbe stato un pochino più difficile. Avrei dovuto usare i revitalizzanti, ma comunque dai, va bene così. Lui ci usa maledizione, va KO. Ma sei furbo! Sei furbissimo! Che maledizione neanche mi colpisce, perché era l'ultimo Pokémon. Vabbè, lasciamo stare. Eppure la mia partenza combattiva! La mia potenza! Che partenza! No? La mia potenza combattiva non è certo di meno della tua. E infatti no, sono stato fortunato, te l'ho già detto. Vuoi ancora che lo dica? Sono stato fortunato! Ma tu hai qualcosa in più. Va bene, la medaglia è tua. Drarz riceve da Angelo la medaglia Nebbia. Benissimo. Quarta medaglia ottenuta. Bene, e guadagniamo anche una bella MT, ovvero palla ombra, la numero 30. Perfetto. Adesso usciamo rapidamente dalla palestra. C'è una cosa che dobbiamo fare ogni volta in ogni parte. Dopo il capo palestra c'è sempre qualcosa da fare. E anche oggi c'è qualcosa da fare. Infatti oggi andremo ad ottenere il nostro quarto membro del team, finalmente. Oh, non ce la facevo più ad essere in tre nel team, veramente. E maledizione al treno che passa. Dobbiamo dirigerci a Fiordoropoli di nuovo, perché come c'era stato detto da Bill quando siamo arrivati nel centro Pokémon di Amarantopoli, lui abita a Fiordoropoli con i nonni, se non sbaglio.
Quindi adesso ci andremo e vedremo cosa ha da dirci di tanto importante. Ovviamente un po' di allenamento durante la strada non fa male. E andiamo a Fiordoropoli. Ah, non ho taglio, porca miseria. Allora, la casa di Bill, se non sbaglio, era da questa parte. No, qui c'è la GTS, da questa parte. Proprio a fianco al casinò, perché loro sono una famiglia che gioca molto d'azzardo. Eccolo là. Ciao Drarz, prenderesti questo Eevee? È spuntato mentre stavo regolando la Nintendo Wi-Fi Connection. Qualcuno dovrebbe occuparsene, ma io non esco volentieri. Lo porterai fuori a giocare, Drarz? Certamente. Sapevo che non m'avresti deluso. Allora, adesso devo pensare a un soprannome per Eevee. Allora, io un nome ce l'avrei. Un nome ce l'avrei. E da questo nome capirete anche in cosa si evolverà. Dov'è? Che è un maschio, tra l'altro, quindi... wow, sempre maschi mi capitano. Allora, dato che... lo farò evolvere in un Espeon, e vi faccio lo spoiler, sì, diventerà un Espeon... Ho deciso di chiamarlo, ed è un maschio, Flamingo, perché Flamingo sarebbe la traduzione di fenicottero. I fenicotteri sono rosa, Flamingo, rosa, Espeon è rosa. E tra l'altro Flamingo è un altro tributo a Marriland, perché lui aveva chiamato così il suo Odino in Pokémon nero, nella Wedlock. E Odino è rosa, quindi ok, è la stessa cosa, no? Bene, livello 5, dovrò grindarlo un pochino. Natura ritrosa, wow. Finalmente non un Pokémon con la natura cauta, abbiamo Polisberg che è modesto e lui è ritroso. E se non sbaglio è una natura neutra, quindi direi finalmente. E si evolverà in un Espeon, quindi potrò insegnargli palla ombra tranquillamente, psichico più avanti. E diventerà un bel Pokémon forte. Mamma, hai rotto le scatole, cosa vuoi? Ah, ok, lo strumento. Ok, adesso ci vado, guarda, ci vado adesso. Ci vado adesso. Se no non la finisci più di rompere le scatole. Allora, vediamo un po'. Bacca Citrus. Bacca Rosmel. Super pozione. Ok, basta. Oh, finalmente. Molto bene. Allora, come sapete Eevee si evolve per felicità allenandolo. Di giorno in Espeon, di notte in Umbreon. Con le pietre si evolve subito. Pietra idrica, pietra focaia, pietra tuono. In Jolteon, Vaporeon, Flareon. A Sinnoh e a Unima si evolve in Glaceon e Leafeon. Rispettivamente vicino a Nevepoli e vicino a Evopoli. E questo è tutto quello che posso dirvi su Eevee. Ha un'evoluzione molto rosa nella sesta generazione, che sarebbe appunto com'è che si chiama? Oddio, mi è passato di mente. Oddio, ce l'avevo il nome, lo stavo per dire.
Cioè, vi rendete conto che mi sono scordato l'evoluzione di Eevee? In Pokémon X e Y. E non c'è bisogno che me la dite nei commenti, perché tanto me la ricorderò adesso, ma... Ah, Sylveon! Sylveon, porca miseria, come ho fatto a dimenticarmelo? Mamma mia. Non... La mattina veramente mi gioca brutti scherzi. Cioè, come ho fatto a dimenticarmi di Sylveon? Va bene, comunque torniamo ad Amarantopoli. Tanto per non farlo fuori parte, perché tanto questa parte è venuta abbastanza a cortina. Aspetta, devo affrontare un Pokémon perché sta per salire di livello. No, adesso tu ti svegli. Svegliati, ok. Perfetto, livello 27. Cosa vuoi imparare? Aerasoglio, subito! 55-95. Probabile brutto colpo. Sì, so che è meglio attacco d'ala, però comunque dai, direi che al posto di sgomento, giusto per avere una mossa che potrebbe essere utile. Fammi vedere se anche Poliswag deve salire di livello. No, direi di no. Bene, noi anche per questa parte direi che possiamo salutarci tranquillamente. In questa parte anche abbiamo fatto molte cose. Nella prossima ci dirigeremo verso Olivinopoli. E nulla, per oggi è tutto e bye bye!